Pongo il mio cordiale saluto a tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento. Non è mia abitudine fare video in cui parlo di fronte alla telecamera, ma intendendomi di impianti a fune, essendo una più che altro sono appassionato di impianti a fune e andando a sciare spesso sono seguito da un grande numero di sciatori. E quindi ritengo che sia giusto che abbiate il diritto di essere informati su quello che sta succedendo in Val Gardena. Allora, piccola introduzione. Come molti di voi già sapranno, i soldi che voi pagate quando comprate gli ski pass vanno ai vari proprietari degli impianti, perché gli impianti non sono tutti di un unico proprietario, sono di tante società diverse. Ebbene, come vengono divisi poi i soldi tra i proprietari? In base ai passaggi che fate. I tornelli, oltre a verificare che voi abbiate uno ski pass valido, servono anche a contare i passaggi che fa ogni impianto. In base a quelli, i proprietari prenderanno più o meno soldi di quelli che voi avete pagato. Va da sé che quindi per un proprietario è importante massimizzare i passaggi per massimizzare i profitti. Questo ha causato parecchie scelte, a mio giudizio, non corrette nei confronti degli sciatori. Mi riferisco per esempio alla seggiovia Val Setus, che sarebbe inutile, ma la pista che conduce dalla Caminovia Transfrara alla seggiovia CIR è stata sbarrata in corrispondenza appunto della suddetta seggiovia e quindi si è obbligati a prenderla, anche se non servirebbe. O lo skilift terza punta, assolutamente inutile, ma taglia a metà la pista del Ciampinoi e quindi per prendere la Caminovia si è costretti a prenderlo. Non ha altro scopo se non quello di rubare passaggi. E qualunque sistema di riparto, per quanto corretto sia, e quello che c'è adesso non è corretto, non potrà mai risolvere questo problema. Potrà risolvere il problema di cabinovie lunghe 50 metri, di intermedie piazzate a caso solamente per raddoppiare i passaggi sul proprio impianto, ma ovviamente non potrà risolvere il problema delle reti in pista o degli impianti che mettono solo i bastoni tra le ruote. Però, se nella situazione precedente magari ad alcune cose si poteva anche passare sopra, beh, adesso la situazione ha raggiunto un livello assolutamente inaccettabile. Mi riferisco alla cabinovia Saslong. All'arrivo della suddetta cabinovia, a 20 metri, proprio lì davanti, ci sarebbe la seggiovia Sochers Ciampinoi, che permetterebbe di scollinare e collegarsi con Selva o il Plan de Gralba. Orbene, tra questi due impianti, che ripeto sono attaccati, sono state messe delle reti con guardiani per impedire che la gente ci giri intorno, e quindi quando si sbarca dalla cabinovia si è costretti a camminare per 100 metri in salita, attraversare la pista Saslong, prendere la seggiovia Sochers, che arriva poco sotto il Ciampinoi, quel poco che basta per non poter scollinare, riscendere con un pezzo di pista Saslong, anzi attraversarla, e poi riscendere a Sochers, arrivando questa volta a monte delle reti, e quindi si può prendere la seggiovia esaposto Sochers Ciampinoi. Quindi i tempi di percorrenza sono aumentati perché sono 20 minuti in più tra la camminata, salire e scendere, sono 20 minuti in più, escludendo code alla seggiovia che ovviamente ci possono essere. E poi anche per una questione di sicurezza, perché la pista Saslong prima era indipendente, o quasi, adesso invece ha ben due attraversamenti. Quello che mi ha fatto più arrabbiare è stata anche la giustificazione del proprietario, che invece di ammettere la propria avidità, ha detto che lo ha fatto per questioni legate alla sicurezza. Perché la confluenza dalla pista che arrivava da monte, che si fermava lì a Sochers, e chi scendeva dalla cabinovia era un incrocio pericoloso. Può anche essere. Posto che non mi sembra molto pericoloso una confluenza a valle di una seggiovia dove tutti si fermano per imbarcarsi, però che ci fosse un minimo di rischio lo posso anche ammettere, ma non mi si venga a dire che la situazione attuale con due attraversamenti in mezzo a una pista nera sia più sicura della precedente, anzi è molto più pericolosa perché adesso chi fa la pista Saslong si vede spesso tagliare la strada da chi va a prendere o viene dalla seggiovia Sochers, e mentre prima questa cosa non succedeva. Ora, quella pista lì, la pista della Saslong, è la pista della Coppa del Mondo. L'affitto di quella pista frutta tanto e richiama anche tanto, perché oltre alla Coppa del Mondo, quella pista, essendo famosa, la pista Saslong, molti hanno il piacere di percorrerla, perché è una bella pista, certamente, una bella nera, lunga, tecnica, una pista,
decisamente interessante. Per cui non mi si venga a dire che gli impianti della SAS Long non facevano abbastanza passaggi e che quindi questa manovra era assolutamente necessaria. Questa si chiama avidità, avarizia. È una cosa che ritengo sia proprio una presa in giro. Poi anche questa giustificazione con la sicurezza mi sono sentito veramente offeso, proprio offeso, un'offesa alla mia intelligenza. Perché dai, non, caro mio, non mi prendi in giro, non così tanto, non sono così stupido, ok? Allora, che arma abbiamo noi? Purtroppo non molte, perché lui è autorizzato, dato che la pista è in sua gestione, a fare questa cosa. Finché la gestione delle piste sarà la stessa degli impianti, allora purtroppo mi dispiace, ma queste situazioni rimarranno se non interviene qualcuno da fuori. Ma appunto, rimuovere queste reti non si può, non si può obbligare a rimuovere queste reti. L'unica arma ce l'abbiamo noi con i nostri passaggi. Non glieli diamo, non li facciamo, non ci andiamo. Me non mi vede, finché quelle reti rimangono, lui non mi vede più, i miei soldi non se li merita. Volete fare il Gardena Ronda? Fatelo in senso antiorario, così percorrete la pista SAS Long, poi prendete la funicolare Gardena Ronda, che non è sua, e non gli fate nessun passaggio. Volete rientrare da Seceda? Prendete l'autobus, c'è un autobus 358, mi pare si chiami, che va o alla Seggiovia Montepana o alla cabina via Ciampinoi. In questo modo lo bypassate. Evitatelo come la peste. Perché solo così gli possiamo fare un danno. Non ce ne sono altri, purtroppo. Perché Dolomiti Superskin in realtà ha emanato un provvedimento che implica che le reti in pista, qualsiasi sbarramento dovrà essere autorizzato. Purtroppo non è retroattivo, varrà solo dalla prossima stagione, quindi quelle reti possono rimanere in eterno. Io vi invito a diffondere questo video, o quantomeno a diffondere lo stato attuale delle cose. E fate le vostre valutazioni. Se a voi va bene questa situazione, buon per voi. A me non va bene. Vi ho detto come aggirarla. Se sono modi troppo macchinosi, beh, ci sono tanti posti dove andare a sciare, oltre alla Val Gardena. E mi dispiace appunto perché ci sta rimettendo un'intera valle per la politica di una sola persona, ma purtroppo così è. Io non vado in Val Gardena. Quest'anno non troverete assolutamente video, sebbene mi manchino impianti in zona, riguardanti la Val Gardena. Se mai dovessi andare a Seceda, certamente non passerò dalla SAS Long, ma vorrei evitare tutta la zona. Ecco, perché, come già detto, ci sono altre situazioni simili a questa che non mi piacciono. Detto ciò, vi auguro una buona serata.